Come direbbe Feltri. Allora, abbiamo qui una signora che vi voglio presentare attraverso i suoi audio, delle precedenti puntate. Se meglio, se volete utilizzare un'altra parola, degli episodi precedenti. Vai! Sono una persona particolare, volevo essere dominata, ma dominata davvero, e sinceramente uomini che sanno dominare non io non ne ho trovati, no, perché non dopo 5 minuti di sesso vieni sopra, ti dicono questo significa dominare, quindi mi piacciono delle cose un pochino particolari. Un po' estreme, una dominazione dura, diciamo. Non era necessario il contratto, però sono contenta che l'abbia fatto perché ha reso tutto molto intrigante, perché ci conoscevamo da 2 mesi, quindi l'ho firmato per il ginocchio, con le mani legate dietro la schiena, esattamente, sempre in ginocchio, gli do del voi e lo chiamo mio signore. Tra l'altro il primo anno e mezzo io non sapevo né il nome né il cognome e non sapevo neanche dove abitava, quindi quando andavo da lui mi faceva lasciare la macchina a 5 minuti, salivo sulla sua bendata e legata, parcheggiava sotto in garage, quindi anche questo è stato intrigante. Mi piace questo modo di vivere, quindi senza... Ma lui controllava tutto di te all'inizio? Inizialmente sì, perché doveva capire con chi aveva a che fare e prendere in mano tutta la situazione e tutta la mia vita. Ogni settimana, non so mai quando verrà, comunque più o meno ogni settimana, magari una, due, o magari non lo vedo per 2 settimane, non lo so mai. Ogni è lui che ci decide. Vediamo, non so mai quando, è sempre lui che decide, esattamente. E quando vi vedete sei sempre in situazione in ginocchio, di sottomissione totale? Sì. Esatto, mi dice sempre come farmi trovare, quindi generalmente... in ginocchio. Ma lo guardi negli occhi? Facciamo la nostra sessione, non lo guardo mai negli occhi, anche quando potrei dargli del tu preferisco non darglielo, ma dargli del voi. Lisa Stradella, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Qui. Allora, ciao David. La signora Stradella è fiera di essere slave, fiera di essere sottomessa a questo suo padrone che lei chiama il mio signore. Esatto, è un suo problema. Non è un problema. È una sua gioia, diciamo. Non puoi rendere ogni cosa un nostro problema. È un suo problema tutto questo. Io sono così felice invece nella mia condizione di schiava. E lei è contenta di essere schiava? Che cosa vuoi che ti dica? Se uno è contento di essere schiava, tra l'altro è una signora che vive anche, diciamo, sostanzialmente è ricca di famiglia anche un po'. Si può permettere anche di non fare un cazzo, di dedicarsi al suo padrone. È una persona con diversi disturbi, ma poverina. Ma non ha nessun disturbo. Ma sì, ma una che dice di voler essere schiava. Io lo sono, ma lo sono da quando veramente sono piccolina. Purtroppo, sai, ho queste fantasie da sempre. E le ho realizzate, quindi non ci trovo niente di anormale. Mi sento realizzata e soddisfatta e godo un sacco. Senti, io nella vita voglio godere, voglio altro che godere. Lei gode a farsi schiavizzare anche in maniera piuttosto severa, pesante, diciamo. Esatto, sì, mi piacciono le cose estreme, consegni sul corpo. Guarda, oggi ti ho portato un sacco di fruste. Questa frusta, devo dire, importante è quella lì perché è molto dolorosa. Quella è la vera frusta giapponese, adesso il nome è preciso perché ti ho portato tante cose. Una cosa pazzesca, cioè questa frusta qua, se uno la mette... È molto difficile da saper usare perché dovrebbe schioccare. Ci vuole il polso. No, ma io non so. Io posso dirti: non sono un padrone perfetto. È molto difficile. Non sarei un buon padrone. È difficile trovare padroni. Molto difficile. Poi hai trovato questo padrone che, per esempio, una sessione con lui quanto può durare? Può durare dalle 4 alle 6 ore. Dalle 4 alle 6 ore. Esatto. Però non è sesso come cambiare la posizione. Non è quello. È giocare con i 5 sensi. Quindi portare ogni senso al limite e anche oltre. Quindi la tua mente inizia a viaggiare. Ma veramente... non è pericoloso? No, non è pericoloso. Una volta ci hai parlato del soffocamento, di perdere i sensi. Esatto, saperlo fare. Queste cose sono molto pericolose, dico a casa assolutamente di non farlo, però purtroppo esistono e quindi sto parlando comunque di me stessa. Tu godi, ma come fai a godere, a essere soffocata? Soffocata, praticamente quando tu vieni strangolato, perdi quei 2 o 3 secondi perdi un attimo la cognizione, ma si tratta proprio di due o tre secondi. Però bisogna saperlo fare bene. Saperlo fare, poi non è una cosa che piace a tutti. Ecco, per esempio, tu vai in giro anche, al lavoro, no perché non lavori, ma in giro a fare la spesa con un collare. Sempre lo indosso. Con scritto anche qualche volta con scritto slave, sì, no? C'ho quello con scritto slave e anche quello con scritto L, perché è il mio soprannome da schiava. Però sì, anche quello da slave. Dipende in che... Durante queste 4-6 ore, capita spesso che tu sei immobile, ferma, con i piedi, per esempio i piedi, no? Tu spesso, una volta mi hai mandato una foto, posso confessarla questa cosa, mi hai mandato una foto per capire, sempre questa mia indagine sociologica, diciamo, no? Sì, certo, assolutamente, per capire
capire, in cui questo signore, signore chiunque, cioè, aveva un piede ficcato in bocca. Esatto, io sempre in faccia li ho, di solito sono sempre ma per quanto tempo legata, può rimanere? Bendata. Io posso rimanere anche lì 4 ore, ovviamente sempre insieme a lui, però sono legata, bendata, imbavagliata con i suoi piedi bellissimi in faccia che mi stanno bene. Una cosa pazzesca. I ciuccioli lecco sotto il piede, sulla pianta, ogni dito, li bacio, li venero, gli do del voi, gli bacio le mani, lo venero. Questa è la situazione, cioè questo è uno spaccato d'Italia, non c'è niente da fare, inutile che stai... No, questo è un altro caso di una svalvolata, non ci sono altri modi per descriverla. Io ti voglio bene però, Davide. Una svalvolata che è fortunata perché, no, non lo dica, di una svalvolata che è anche ricca di famiglia e che siccome il tema vero è la noia, cioè una persona che si annoia moltissimo e quindi ha trovato in questa parafilia... È vero, Davide, hai ragione, la noia a me mi uccide, cioè sono una persona che si annoia molto velocemente, quindi ho sempre perché bisogno non legge di stimoli. Un libro, ad esempio? Leggo parecchio, però sempre non basta, leggo parecchio. No, leggo, mi piace davvero. Oppure si può guardare Netflix, delle serie ma televisive. Le ma a me piace fare l'amore, perché non vuoi che io faccia l'amore? No, signora, quando chiudiamo questa conversazione, cioè tra un minuto e mezzo, io mi sono già dimenticato, ma se, con rispetto, della sua esistenza, totalmente, ma non perché è lei, mi sono già dimenticato della sua esistenza, di quello che ho detto in 2 ore e 20 di trasmissione. È meglio che me ne sono dimenticato, perché altrimenti mi vergognerei di me stesso, perché mi vergogno di me stesso, mi vergogno. Ma lei spesso che si fa trovare pronta, contesto, diciamo, anche dal punto di vista, cioè... sempre pronta, quando lui chiama io scatto proprio, e quando viene a casa mia mi dice come devo farmi trovare, quindi ci sono volte che mi devo far trovare in camera, in ginocchio, sempre bendata, con le mani dietro la schiena, la testa sul pavimento. E quanto tempo può restare lì in attesa lei? E beh, no, nel momento in cui mi dice sto arrivando, in 3 minuti poi è su, quindi io non posso mai parlare a meno che lui mi faccia delle domande specifiche o io abbia il permesso di parlare. E questa situazione ti fa godere? Ti fa godere? Morire, cioè viaggio con la mente, è una cosa mentale molto forte, bisognerebbe provarla per capire, è potenza, però mi devi credere, allo stato puro. No, ma per carità, io ci credo assolutamente, se uno gode così, altrettanto non fa male a nessuno. Ma sai cosa? Il sesso non è fare sesso per 10 minuti in varie posizioni, la ginnastica con me non la fanno, perché non esiste. Ma se questo padrone a un certo punto dovesse sparire, per te sarebbe una tragedia? Eh beh, ci ho messo 40 anni a trovare qualcuno come me in grado di fare veramente il massimo, perché lo rispetto veramente come persona, umanamente, se no non potrei sottomettermi in questo modo, quindi è stata lunga a provarlo. Se lui a un certo punto dovesse stancarsi di fare il master, per te sarebbe un problema serio. Ne dovrò trovare un altro, serio. Ma sarà difficile trovare uno alla sua altezza, perché chi pratica BDSM veramente è molto colto di solito, cioè per menti sopraffine. Il BDSM che vedete in giro è quello becero, dove ci sono dietro i soldi, e quindi non voglio essere associata, ma c'è molto altro dietro, quindi sarebbe Lisa difficile. Stradella, ragazzi, questo è un pezzo d'Italia, un pezzo d'Italia come quello che avete sentito prima, tutti i pezzi d'Italia, come la signora che ha ammazzato quello, Lisa Stradella, Chiara Francini e altri ancora. Italiani! Italiani!